Se io ti dico che il mio prodotto è fantastico, eccellente, bellissimo, tu ci credi? Probabilmente no. Perché? Perché lo dicono tutti e perché il prodotto è mio. Sono due ragioni per cui ti consiglio di non utilizzare più queste parole quando descrivi te stesso o te stessa oppure un prodotto o un servizio. Fantastico, bellissimo, di qualità, di eccellente qualità, sono tutte generalizzazioni. Andiamo più nel profondo, andiamo a usare il linguaggio per far capire alla persona cosa c'è di fantastico. Quindi dobbiamo essere più precisi. Prima di tutto il linguaggio deve essere un linguaggio di precisione. Più siamo generici, più le persone devono interpretare. E su fantastico non c'è niente da interpretare, anche perché appunto lo dicono tutti. E quindi ti equiparano a tutti quelli che dicono, ad esempio, di alta qualità, anche se magari la tua qualità è più alta, allora devi farlo vedere. Facciamo un esempio con una fotocamera. Immaginiamo che la fotocamera di un telefono venga lanciata come una fotocamera fantastica, che vuol dire veramente poco. In realtà ha delle ottime caratteristiche, quindi dobbiamo descriverla in maniera diversa. Vediamo alcuni esempi. La prima cosa che possiamo fare è una metafora. Ad esempio, prova a pensare, se è una fotocamera che lavora molto sul dettaglio, quindi capace di fare foto molto in dettaglio in qualsiasi condizione di luce, potremmo dire che è precisa come l'occhio umano. Senti che questa è una descrizione molto più forte, tra l'altro molto più facile da ricordare. Oppure immaginiamo che questa fotocamera sia molto buona la sera soprattutto, no? Perché è molto luminosa. Quindi possiamo anche utilizzare fantastico, però lo mettiamo con più precisione dentro la frase. Quindi ad esempio diciamo per fotografie fantastiche anche la sera. Senti che è più preciso? Senti che posizioni meglio la fotocamera? Oppure dobbiamo chiederci cosa vuol dire fantastico? Se ad esempio è una fotocamera che cattura bene qualsiasi dettaglio in qualsiasi condizione di luce, sera, mattina, pomeriggio, lo descriveremo così: fotocamera che cattura ogni dettaglio in qualsiasi condizione di luce. Non utilizziamo più fantastico, ma siamo molto più precisi. La persona capisce subito la differenza con altre fotocamere. Oppure se la fotocamera fosse facilissima da usare, perché a volte non è facile, no? Quando c'è un grande sole, capire come impostare la fotocamera. Invece noi abbiamo una fotocamera su quel telefono che è facilissima da impostare in qualsiasi condizione di luce. Diremo così: fotocamera facilissima da impostare in ogni condizione di luce. In questo modo abbiamo detto perché è fantastica in un altro modo, facendo vedere qual è la differenza. Quindi basta generalizzazione, utilizza un linguaggio di precisione. Ti invito tra l'altro alla nostra masterclass di copywriting, 5 mesi veramente approfonditi, proprio per lavorare su questi tipi di linguaggio che sono molto più precisi e molto più efficaci per posizionare i brand, i prodotti e i servizi nella mente delle persone. Abbiamo anche un percorso introduttivo gratuito che ti permette di vedere lo stile della scuola e ti permette tra l'altro di lavorare sul tuo personal brand proprio con le parole. Ti aspetto.